CSB Campo Marte di Brescia, quarta prova Phoebus Challenge, ultimo atto, eh sì, e questa è proprio l'ultima partita di questa splendida prova. Formazione che vince non si cambia, e quindi noi schieriamo alla regia Mirko Bianchi, assistente di regia, e alle riprese soggettive William Bardon, e qui alla mia sinistra il mio socio Nicola Biondi. Abbiamo vinto qualche cosa? Sì. Dobbiamo cambiare? E allora? Alla fine sono arrivati in finale coloro che hanno giocato meglio, un gioco migliore degli altri. Soprattutto un grande percorso quello da parte di Paolo Marcolin, che insomma, ha battuto in semifinale 3-0 il campione del mondo in carica Rizzo, ma precedentemente aveva battuto in ordine Lopez, aveva Lopez e Sagnella, tutti incontri alla bella tiratissimi. E poi un Matteo Guilherme in semifinale davvero strepitoso, sì. non ci sono davvero aggettivi per definire la partita precedente di Matteo. Speriamo. Un applauso a Michelangelo, perché bisognava trovare un Guilherme in questo spolvero. Allora forse aveva ragione Guilherme su questa candela, perché questo è l'errore identico, appena toccata di effetto e lascia palla Marcolin. Guilherme in un tipico schema di palla grossa ed effetto ad accompagnare la battente nell'angolo in alto a destra. 6 punti per lui. Questo è uno schema, si gioca così anche per approfittare dell'ingombro del pallino, che potrebbe aprire le braccia e correre in aiuto in difesa, anche non difendendo con il castello. Ottima anche questa soluzione di Guilherme. Esponde Biglia a intestare per Marcolin, grande risposta, 6 punti per lui, e comincia così questa finalissima. Garuffa per Guilherme. E questo è l'angolo che l'ha tradito, che anche l'ha tradito prima. Sì. Quindi qua Matteo sicuramente avrà messo in memoria che di effetto ne deve puntare di più, perché tende un po' a cedere rispetto a quello che ha visto nelle esperienze che ha vissuto negli ultimi due tiri. Subito sul filotto Marcolin, e brucia il filotto immediatamente, tre lunghe con la battente, non ritocca pallino, lo rispetta. Realizza 8 punti e difesa centrale. Bravissimo Marcolin. Mezza garuffa per Guilherme, che invece questo angolo qua l'ha capito benissimo. 4 punti. Pari, non hanno praticamente sbagliato niente se non Marcolin, la candela di effetto. Rimane corto Paolo Marcolin, traversino di 2 passate e mezzo per Matteo Guilherme, tocca di leggero effetto a destra. Passa in mezzo. Vediamo la forza. La forza è buona. 2 punti soltanto per il vice campione italiano dei professionisti. Paolo Marcolin alla sua seconda finale importante della stagione. Proprio in un gran premio, nella Grand Prix di Saint Vincent, ha dovuto arrendersi a uno dei padroni di casa, il prof Di Nola, fioravante vecchione. Guilherme invece nel primo appuntamento importante di stagione non aveva brillato fino a questo momento. Parlando di vecchione, dopo abbiamo una piccola chicca, la faremo
ce la faremo scoprire alla fine di questo set, di questo primo set. Qualemi ancora ad accompagnare sul giro, ad andare avanti le biglie nel centro del biliardo. Dicevo di Qualemi, non brillante il suo avvio di stagione, ha perso al primo turno a Sanremo, non eccezionale il cammino neanche al Grand Prix di Goriziana, a Gallipoli si è arreso al quarto di finale contro Michele Gatta. Una prova discreta anche quella di Gallipoli invece per Paolo Marcolin, che ha dovuto arrendersi alla furia di Andrea Quarta in una splendida partita conclusa alla bella. Due punti per questo giro di Matteo Qualemi. 18 pari, procedono a braccetto in questo primo set. Massimo equilibrio in questo primo set. Angolo per Qualemi. Sì, di prima è Erzegovinare, alla Nocerino questo. No, ha giocato il giro volante. Non c'è mica andato distante qua. Lo so, un tiro che non ti piace. Bravo. No, però questo ha più senso. Sì, dai, questo sì. Però rispetto all'angolo che si gioca più volte, preferisco sempre l'angolo. Cioè Marcolin. Questo non mi viene neanche in mente, però. L'angolo sicuramente la Nocerino l'ha giocato più volte di questo giro. Sì, però questo è da studiare, perché è bello. Qui di scarto, mirando palla piena. Sfruttando proprio lo spostamento, non prende la prolunga. Matteo la scarta meglio da quel lato lì, potrebbe essere quasi un affare. Invece no, prolunga. Si lo punta tipo l'acchito ad andare in corta con tanto effetto a destra, mirando palla piena. Si sposta la palla battente contro la direzione dell'effetto e genera questa figura. Due punti per Qualemi. Vediamo se Marcolin rimane quello che ha quadrato di più la modularità di steccata, ammesso che decida. Di giocare forte. A me piace in un modo questo filotto, e anche a te, di due passate. Decide di batterlo di colpo in testa, rientrare. Bravissimo, mamma mia, Paolo. Marcolin, che meraviglia, fantastico Marcolin, fantastico, di tre corse. 10 punti, 31-20. Matteo, devo rispondere immediatamente dal lato del tavolo in cui ha trovato un po' più difficoltà. Vediamo se capisce questo incandelo. E alla fine adesso questa l'ha aperta troppo. Si è corretto troppo rispetto all'errore, sì, della partita. Vediamo se arriva di forza sotto i birilli o se lascia di nuovo a Marcolin la possibilità di battere davanti. Marcolin oggi devastante sulle palle di prima. problemi di spazio, sì, stavo dicendo logistici impostazione di commento. Qua non eviterà il rimpallo Marcolin. Rimpallo che lascia la palla avversaria appena decentrata rispetto al filotto. Solo 12 ore, socio, che siamo qua
commentare. Io sono fresco come una rosa, ma appassita, ma una rosa. E anche Matteo è fresco come una rosa, nonostante sia 12 ore guarda che là, è sul tavolo. Guarda là, cosa gli ha combinato. Fantastico Matteo. Tiro più bello fino a questo momento. Ma a quest'ora cosa si è inventato Matteo Colenio? Ci sono gli UFO a Firenze. Arbitro dell'incontro New Entry sul televisivo, se non sbaglio, in questi giorni, l'arbitro, anch'egli arbitro internazionale, Pino Caristi, Giuseppe Caristi. Marcolino, non so se torni tanto che questo periodo ci stia. Non ho riguardato più volte, perplesso, nonostante l'arbitro gli abbia detto che ci sta. E anche perché, insomma, la fa diventare scomodina questa. Infatti decide di non forzare. È una bella uscita di Marcolin, libera comunque la strada del traversino. Qui Matteo la giocherà un po' come al solito, senza effetto, addirittura con un goccio contro per accompagnare la sua. È solo una palla, dici? Sì. L'ha incastellato anche qua. Una palla che conosce straordinariamente bene Matteo Gualemi, questa. Direi proprio di sì. Questa io l'avevo vista tirare 10 milioni di volte, davvero. Marcolin, gancio per lui. Ci sarà finestra tra Castello e Pallino. E questo invece è un cavallo di battaglia di Gualemi. Questi incroci, mano sul legno, e non sto parlando a caso, via il filotto di seconda per Gualemi. 10 punti per Matteo, 46-33, però possibilità di replica per Marcolin. Incrociare anche Marcolin per la posizione del pallino, sì. Proprio nella buca di destra con la battente. Perfetto. 10 punti. Bellissima la risposta di Marcolin, che ce la mette con le mani dietro però danno, al castello. Danno soddisfazione entrambi, sì, sì. A questi ragazzi. Che gli chiedi e fanno. Sì, eh? Sì, sì. Proprio. Questa, il bello è un'altra cosa. Secondo te, Nico, qua sta aumentando la forza per il traversino stretto o diminuisce per l'incastro massimo? Sì. Anche perché invece no. No. Perché quel pallino ti potrebbe favorire anche in sì, difesa. Appunto per quello ti dicevo. Pensavo che stesse... Ma è partita... Come si dice? No, era abbondante, sì, sulla sì, poca era abbondante. Sulla poca era abbondante, sì. Angolo di misura per Marcolin. Tutt'altro che semplice questo. A questa distanza e passa nella terra di nessuno. Quant'è il punteggio, scusami? 43-46 per Gualemi. Gualemi un filo credo... frettoloso, Paolo. Ma sai, quel pallino... Angolo di prima e pallino da 4. Il pallino gli poteva chiamare. La gioca alla Charles, diminuita d'effetto, a ingaruffare corto. Diminuito di forza, scusami. Eccolo qua. 8-4-12 per Gualemi, qua. Meraviglioso. Un filo fatto, lunga, se vogliamo. Fatto pieno col pallino. Si mette a 58 Gualemi contro i 43 di Marcolin. Quando si è spostato per andare a vedere la traiettoria, erano betting la scelta. E qua di traversino dove va a finire la bianca, deve tenere bassa di forza, se no va troppo a ridosso del pallino da 4.
Cioè, deve prendere tanto scalzo, corre a tanto girare, a girare forte non c'è, ma secondo me la guarda poi buona potrebbe sera. Anche giocare di calcio, sì. A parte che se la gioca, no, gioca di calcio, regolare. La deve mettere. Perché se la mette sul rosso? Appunto. E ce la mette sul appunto. Rosso, Marcolin. Appunto. 6 punti, 49. E qui Gualemi probabilmente dalla corta per pallino filotto 3 e 4. Fa buono sia il pallino da 3 che il pallino da 4 che un birillo di mezza forza. Sì, l'unica porzione disgraziata qui è mezza palla che fa passare la bianca tra pallino e sponda. Sì, è l'unica porzione disgraziata, con tutte le altre chiuse. Sai che Matteo probabilmente... Oppure la scarsissima che ci passi la gialla tra pallino e sponda. Comunque, se gioca quello potrei anche scommetterci qualcosa. La forza gli dà una passata comunque. Che se scansa il pallino all'andata può fare un birillo. Regolare, secondo me sta regolare. Sì, una passatina. È successo? È scivolato. Non trova il grip con la moquette. Secondo me è regolare, è come se il pallino non ci fosse. Ci tira. No, invece va di questa forza qua. Però cede, passa nel Eccolo mezzo. Lì. Perché? Però il fatto che questa forza tende un po'... Non si è fatto buono il birillo. Capito? Cioè, sì, se tiri più forte si legano di più, si staccano più, scivolano meno, no? Sì, comunque è un punto. Marcolin per lo strike. Per farlo qua lo devo tirare di 4 corse. No. Partito l'effetto a sinistra. Sì, tanto anche. Questa l'ha proprio tirata alla Nashin Bene originale, proprio gigliata. Dei tempi peggiori. Proprio così. Quando mi parte questa schifezza atomica verso destra. Sì, l'ha tirata al rientro, l'ha tirata su quel birillo a rientrare. Gualemi, colpo in testa. E termina qua il primo set. 1-0 per Matteo Gualemi. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Allora Gianluca, abbiamo parlato prima di Fioravanti Vecchione, avevamo accennato che c'era una chicca, sì. E abbiamo parlato anche di chi è figlia questa vittoria del Gran Premio di San Vincent di Fioravanti Vecchione. Sicuramente figlia, dato che Vecchione è un grandissimo atleta, un bravissimo giocatore, però insomma c'è un gruppo di persone che l'ha aiutato a che diventare... lo seguono. Sì, adesso svegliamo l'arcano. È una bella sorpresa perché bella è lei, e sto parlando di Milena Romano, che è una mental coach ed è anche una, non dico più, ex giocatrice, perché ha ripreso a giocare, sono molto contento del fatto. Milena è qua con noi e ci spiega un pochino qual è una strada innovativa, diciamo il biliardo è arrivato un po' in ritardo, ma meglio che sia arrivato proprio al mental coaching. Ciao Milena. Buonasera a tutti e due, intanto grazie qui. Diamo la cuffia di Nashin Bene perché il microfono tieni tu. Non arriva. Ok, ecco. Ripeto buonasera a tutti e due, ringrazio. Brevemente, siamo nel cuore dove è iniziato tutto, perché è iniziato tutto qui a Campo Marte. Io avevo ripreso come giocatrice e poi una volta che abbiamo affrontato il discorso della gestione della gara insieme con Bertolini, giustamente mi dice: sei mental coach, perché non iniziamo a fare dei percorsi per i nostri giocatori? E da qui abbiamo fatto partire tutto, quindi con la squadra d'eccellenza e poi con Fioravanti Vecchione, che
ha migliorato tantissimo le sue performance a livello mentale. Abbiamo lavorato tanto sulla concentrazione, tanto sulla gestione della partita, il riuscire a rimanere con il pensiero dove si vuole che rimanga, eccetera, insomma tutti i vari dettagli necessari, no? E adesso abbiamo iniziato anche un percorso anche con te. Perché il mental coach serve sia per gestire la gara sicuramente, per gestire anche i gesti tecnici. Purtroppo da qualche anno ormai è arrivato un brutto viziaccio a me personalmente, per cause non dipendenti dalla mia volontà sicuramente, è un movimento che mi porto dietro da un'ipecondilite. Con Milena mi ha ridato un po' la voglia davvero di rimettermi a giocare a biliardo, perché ultimamente la voglia mi era straordinariamente passata, proprio perché quando si tira in un punto e se ne prende un altro, magari conoscendo anche discretamente bene il gioco, insomma, sì, non è molto bello. Io dico la mia, nel senso che secondo me il biliardo è arrivato tardi, ma l'importante è che sia arrivato. Sì, sì, vedo sì, con piacere che hai dei progetti in giro per le sale lombarde, non solo, con tanti giocatori di livello. E se posso dare un consiglio ai tanti nostri appassionati, è che il mental coach serve sicuramente per praticare nel modo migliore lo sport, ma serve anche tanto nella vita, no, Milena? Sì, sì, la conseguenza naturale di imparare a gestirsi, no? I pensieri, le emozioni, si riversa poi in tutti gli ambiti della propria vita, non solo ovviamente nel biliardo. Ovvio che noi partiamo da qui perché è in questo settore che lavoriamo e stiamo appunto cercando di aumentare la consapevolezza, no? E anche sensibilizzare i giocatori a questo aspetto, perché quello che ho scoperto essere comune a tutti i giocatori, indipendentemente dalla categoria, è proprio il chiedere alla propria mente di essere performante come il braccio, senza averla però mai allenata, e poi domandarsi come mai non ci riescono, no? Che è un po', ecco. Quindi cercare di far capire appunto ai giocatori che in realtà il biliardo è quasi solo testa. Siamo su un 85% mente e un 15% braccio, no? Anche perché il braccio è comandato dalla testa. Esatto, esattamente. Infatti la chiusura, piuttosto che quando dicono mi viene il braccino, tante situazioni, no, dove si pensa sia una cosa fisica, in realtà, come hai detto giustamente tu adesso, l'input parte sempre comunque dalla testa, e quindi quando la si gestisce e la si sa comandare bene, allora ci sono determinati risultati. Quando si è in balia degli eventi e non si è in grado di gestirla come si vorrebbe, si è un po' come una barchetta in mezzo al mare, mezzo con la tempesta. Esatto. Non è storia che il più grande campione, adesso non è più in attività, ma sicuramente diciamo quello che ha vinto più mondiali di tutti, sì, e parliamo di Sua Maestà Gustavo Zito, sì. E fondamentalmente l'avevano anche un po' preso in giro, perché girava col dietologo, il preparatore, però sapeva fare soltanto, a parte il talento sicuramente, però sapeva fare solo ed esclusivamente una cosa, primo. E probabilmente sì, sì, è fondamentale. È partito da quello, è fondamentale, no? Sì, sì, assolutamente. Ma in tanti altri sport comunque è presente questo tipo di figura. Addirittura ci sono degli sport dove anche il giocatore di categoria più bassa ha il mental coach personale. Per esempio in Inghilterra nel golf, anche la quarta categoria, se vogliamo dire, come se fosse nel biliardo, ha il mental coach che lo segue, proprio perché hanno capito l'importanza della mente e di appunto di dedicare il tempo anche a questo, non solo alla parte tecnica. Esattamente. Quindi concludendo, il biliardo, ripeto, negli ultimi anni, vuoi per lo streaming, perché no, per le scuole online, per tante cose, è cresciuto di, sì, molto, di livello, sì. E perché no, andiamo avanti a farlo crescere. Ci sono, Milena è una dei mental coach certificati, attenzione, una cosa, sì, corretto, una cosa corretto, importantissima, sì, perché sì, mental coach è una professione e quindi deve essere assolutamente trattata, sì, sì, ci come tengo tale a sottolinearlo questo, sì, perché ci sono, lo sapevo, tanti quindi improvvisati che si definiscono coach ma non hanno mai neanche fatto né mezzo esame né studiato mezza cosa, e quindi è anche corretto dire che per fare questo lavoro bisogna saperlo anche. Insomma, bisogna essere in grado di farlo professionalmente, bisogna avere una certificazione, questo sì, va detto. Benissimo, allora noi andiamo avanti a seguire questa splendida finale. Fino a questo momento ringraziamo Milena di essere stata qua con noi e grazie di aver aperto
al biliardo. E speriamo poi, visto che stavamo parlando di progetti in giro per l'Italia, che si faccia qualcosa anche io e te. Sì, assolutamente, ma te l'avevo detto e ti confermo che faremo qualcosa, perché perfetto. Sai che per me l'insegnamento... Me lo scrivo, eh? Assolutamente, annotatelo. Perfetto. Grazie Milena. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Ancora in vantaggio Guilherme anche nel secondo set, 19-6 il parziale, in finezza Juan Marcolin. Tra l'altro mentre stavo chiacchierando con Milena hanno ritirato fuori due o tre cosine belline entrambi. Eh sì. Che bel biliardo. Guilherme direttamente sulla palla chiaramente. Vediamo se c'è la forza per condurre le biglie in difesa. Sembra esserci anche questa volta. Marcolin si dovrà orientare su uno striscio. Attenzione sullo stretto, l'impatto sul pallino poteva essere nefasto. Tiene un'ottima difesa centrale sulle lunghe al volo di due Matteo, scegliendo questo lato per non avere problemi con eventuali impatti col pallino, scegliendo il lato opposto. Un ottimo impatto sulla palla praticamente piena, condurre le biglie in diagonale. Gancio per Marcolin. Gioco di schermaglia fantastico fino a questo momento di entrambi. Gancio per Marcolin che centra il castello, tre birilli per lui. Assegno Paolo Marcolin, 14 i punti da lui realizzati in questo secondo set. E ancora indietro di 5, Guilherme di bricolla, di parabola. Sullo stretto Guilherme cerca di tenere bassa la forza, questa biglia viaggia, per ora è ancora in steola e steola ci rimane. Il pallino gli allargava un po' lo specchio del castello, ma aveva un po' di tolleranza sul lungo Matteo. Sì, qui in teoria sarebbe da non toccare di effetto, ma Marcolin che ha capito la tendenza... Corto. L'ha toccata. Sono evitate? Sì, questa vitata nettamente questa palla. Non mi sembrava così corta. No. Avvitata nettamente questa palla. Guilherme di colpo in testa 2,5 per lui. Potrebbe addirittura tirare di tre corse, sai, ad avvinghiarsi sulla lunga. No, taglia a destra, quindi di prima di due corse appena abbondanti. Eccola qua. Sì, alla fine ha scelto proprio la soluzione più semplice. Un solo passaggio sul castello, ma... A me piace molto profilo. Questa soluzione di effetto buono quando sei nella via di mezzo, sì. Che agevola la corsa della tua e generalmente la si porta lì nella zona tra il 20 e il 25, tutto sommato difficile da attaccare. Bricolla impegnativa questa per Marcolin. Decide di affondarla per la presenza del pallino, giustamente, perché molte volte questo pallino poi... Punto marcio. Va... No, fatto steva. No? Vede proprio tutta precisa? Sì. Ma per il passaggio. Pensavo vedesse. No. Sembrava. Poi la deve vedere quasi sopra, questa biglia per fare il giro. No, ma pensavo al limite ad un giro stretto a usare il pallino in protezione. No. Andato questo pallino protegge forse Matteo dal gancio. Sì, è una conclusione obbligata questa per Marcolin. Di 4 a ringa ruffare, la prende al cuore Marcolin. Mamma mia, Marcolin! La prende al cuore. Che fiondata! Peccato non essersi leggermente spostato verso il centro del tavolo. Guilherme di colpo sotto. Sette punti per lui. 9 punti, c'è uno sbirillo.
Non si è sostenuto bene con la propria biglia. Che altro perché l'ha presa un velo scarsa rispetto a quello che voleva, no? No, non ha marcato sufficientemente il colpo sotto. Beh, non era semplice andare in lunga. Ah, certo, quello di sicuro. Traversina a spingere per... Questa si è avvitata nettamente. Eh sì, infatti Marcolin chiede all'arbitro di pulire le biglie. Anche abbastanza contrariato Marcolin, ne ha ben donde. Due volte consecutive, quasi consecutive. Una sulla garuffa e ha perso 8, e un'altra più che altro 8 non le ha realizzate. E adesso andrà a pulire anche l'altra. Cose che capitano, però quando ti capitano in una finale poi... Abito Pino Calistri pulisce le biglie. Le riposiziona. Sì, qui è stata proprio una avvitata netta. Giro per Gualemi. A rimanere sulla sponda lunga. Perfetto. Matteo ancora a segno, un cecchino, altri 8 punti, 44 a 24. Sponde biglia per Marcolin, ma ci vuole una bella rasoiata d'effetto e polso. Contrariato Marcolin. Pensavo che la tirasse forte perché... E qui fuori il braccio per Matteo. Qui secondo me lascia andare. Invece scappa. Invece via. No. Ah no, ma vedeva, ero ingannato dall'immagine. Tantino grossa per Matteo, sì, questa. Sì, sì, voleva sicuramente un impatto più scarso. Girone per Marcolin. C'è da chiudere un attimo, impostato largo. Bravissimo. Cuore, guarda come parcheggia la sua. Capolavoro di Marcolin. Paolo, bravissimo. La sua impiccata nella buca. Questo faccio vedere anche un paio di replay da com'è bello. Guarda come si addormenta dopo l'impatto sul pieno. Meraviglioso Marcolin. Tira l'angolo. No. Ah, non pensavo ci fosse di pelo. C'è l'angolo. Se è proprio attaccata da tutte e due le parti, cioè esce. Però, tutto sommato, un buon disimpegno questo di Gualemi. Pensavo Marco stasse là dentro alla buca. Marcolin di calcio. Disegna questa Z che non ha successo verso i birilli. Mi sembra che sia andato a valutare e lo sta andando a valutare l'ingresso di effetto buono, sai? Vista anche di la posizione. Di 2 a mo' di 3? Di sinistra. Dalla lunga. Da sinistra, sì. Dato un'occhiata al pallino. Sai, questo pallino sarebbe classifica. In vita, No, poi ci va. Alla fine, guardi. Lo può fare anche di scavata questo pallino. Sì, sì, sullo stretto. Però va proprio di sponda palla. E questa, stavolta mi sa che è rimasto corto lui. Infatti. Sì. Ma senti, tante volte la prima idea è quella sempre buona. Quella giusta, e andandoci di buono era sicuro, secondo me, di legarsi alla sponda corta. Forse era un tantinello staccata per levarsi dalla corta, secondo me poteva, toccava e si rialzava a seconda della porzione, però effettivamente dava garanzia di portare lunghe le biglie. Ha avuto paura di prenderla di prima probabilmente. Ah, quello di sicuro. Marcolin 13 punti, 10 si apre troppo poi verso pallino. Questo pallino però gli può giocare a favore perché lo protegge da un eventuale palla troppo presto, traversino di terza.
Brutto, eh? Brutta roba questa. Sì, vedendolo sì, anche perché deve tirarlo. Dalla zimutale avevo confuso un diamante, la bianca mi sembrava un diamante più alta. Ma sai che tira? Tira di 2,5. Perché ridendo e scherzando l'ha tirato davvero? Eri confuso, ma mica tanto. 5 punti per Gualemi. Che si porta a 49, se non sbaglio. No, 50. 50. Una bella differenza. Però qua Marcolin può replicare, perché il pallino non dovrebbe dar fastidio. Eccolo. Però, come la giochiamo questa, socio? Fammi un'altra domanda. Di misura. Aia! Era, sai che non era bella, Nico. Si doveva giocare all'antica, doveva poterla tagliare. Era meglio giocarla avendo 50 questa, sì. anziché 38. Gualemi, traversino di seconda. 7 punti, 57 a 43. Però si fidanza con quel pallino. E qui è quasi obbligata la scelta di Paolo. Tirare un missile? Missile no, ma da lì bisogna andare via. O rischi la steola sperando nell'errore. Ma steola da che parte ci arrivi? Come fai a tirare la steola? Come fai? No, guarda, scusami. No, guardato... Non c'è modo. Stavo guardando la diagonale, mi dava tutt'altra impressione. Allora... Qui si tira... un missile sulla corte e poi si prega, perché non vedo altre soluzioni. Posso comprare una vocale? Ma ti dirò che... Ma come ti levi? Striscio e pallino da 4, ne sono. Stare sul pieno. Sì. Appoggia il pallino da 4, allontani un po' e l'alza se viene di striscio. Però devi tirare. Il fatto che se la prendi piena un missile devi lo prendi, lo allontani poco dalla lunga e idem come sopra, e Paolo glielo lascia andare e poi staremo a vedere. No, invece no, non ti levi, non ti ci levi Paolo. Ha tirato l'angolo di misura. Sì, sì, certo. Però era proprio uno spillo. Era proprio uno scacco matto, come si dice. Di raddrizzata Matteo, con quel pallino che è veramente grande come un cesto. Sì. Tutta la grande parte, mezzo diamante. Tutta la parte interna è tutta buona per chiudere. E Matteo lo prende questo pallino come era naturale che fosse. 2-0 per Matteo Gualemi. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith. Bringing new dimensions to your billiards experience. All'acchito Paolo Marcolin nella difficile prova del vincere 3 set consecutivi a Gualemi, perché soltanto così potrebbe far sua la quarta prova Phoebus Challenge. Due a mo' di 3 per Gualemi. Rimane lungo. Sì. Buona occasione per Paolo per prendere un po' di fiducia in questo avvio di terzo set. Sì, giro abbastanza schematico da andare avanti. E
e non sfrutta questa prima occasione, quel che è peggio, che forse lascia a Gualemi l'opportunità di scatolino. Sì. Proprio ingresso millimetrico che va a cercarsi Gualemi e addirittura fa la cosa difficile. Entra addirittura troppo per marcare il rosso. Sponda per Marcolin. Ritmi che si sono molto velocizzati, quelli di Marcolin. Marcolin cerca di fare cambio biglia, trovare una difesa diagonale. E qui fianchetto di taglio contro per Gualemi a mettersi in buca con la battente. Lo tocca di buono. Sì, si è scesa tanto la gialla. No, questo non ho capito, questo effetto buono. Ha giocato proprio la buca. Sì, ha giocato ad andare dentro in buca, probabilmente ha scartato. Quindi gli è passato tanto lontano, quindi sì, c'era tanto spazio, tanto con l'effetto a tenere aveva pure di entrare troppo. Di entrare troppo, anche perché non era, io ho detto effetto a tenere, ma non avevo ancora visto scivolare così tanto la palla gialla. Paolo ha perso un po' la strada del castello adesso. Sì, ha perso anche un po' di fiducia. Sì, perché ha patito due avvitamenti brutti e mentalmente mi sembra che abbia ceduto. Gualemi raddrizzata per lui, trova il rimpallo di terza, solo due punti. Gancio per Marcolin. No, invece no, difficile questa Paola. Vediamo se arriva. Se arriva muore sul rosso. Mamma mia, Marcolin! Capolavoro di Marcolin. Che capolavoro! Di una difficoltà elevatissima. Questa conclusione. E gli conta i giri, Marcolin. E qui di americana, probabilmente, Gualemi. Penso ci sia. Credo che abbia anche le due a mod di 3, comodamente anche. Non è brutta lo stesso l'americana comunque. È un po' distante dall'angolo. Esce con assoluta eleganza, Matteo. Sì. Ma anche ricavando un pallino in una presa, tra l'altro, ideale. Sì. E qui al volo, Paolo. No, qua va bene la garuffa. Arrivi proprio perpendicolare sulla palla gialla. Fin troppo la tenuta. Sfondabiglia a intestare per Gualemi. La gioca piatta, anzi la invita con un leggero contro. Un leggero effetto buono, scusate. Fa la barba al castello, ma conserva sempre il gioco in difesa. Quella forzina lì, eh. Dopo lo sponda palla non si batte mai. Dopo lo sponda palla di Gualemi gli avversari non battono mai niente di semplice. Già questa garuffa penso che debba tornare indietro, addirittura non ha neanche la garuffa. Lo sponda palla se la cava molto bene Paolo, soprattutto per la forza. Prova a impostare il gioco sul lungo, ma da siamo andassi di calcio. Anch'io sinceramente. Questa è una gran steccata. Aveva già fatto una cosa meravigliosa Matteo, per un niente non realizza il filotto di seconda. Marcolin, vediamo se memore dell'avvitamento di prima tira a tornare indietro, infatti. Non so se si bilanceranno queste. Questa sfida via lunga. Tira anche presa grossa, eh? Se avesse preso più scarsa.
Comunque era impostata tanto larga per giocare ad andare avanti, bisognava la andare avanti, ma penso l'avrebbe giocata forte lo stesso. L'ho valutata dalla soggettiva, ma non riuscivo a capire bene l'angolo. Subito sul filotto Qualemi scarseggia e rimarrà fuori. Sì, Qualemi che tutto sommato, a parte nel gioco misto di sponda dove ha fatto numeri davanti, no, nel senso davanti sta giocando molto meglio Marcolin, che è quello, mi ripeto, che ha giocato meglio sulla palla davanti. Conservare sul lato sinistro la battente per sfruttare la posizione del pallino, che non incrocerà Paolo. E prendere in palla la messa scarsa. E adesso sul gioco frontale entrambi ne affanno. Sì, anche loro, perché diciamo che a quest'ora la resa del biliardo non è mai... E poi sono 12 ore e 30 minuti che sono sul tavolo. Tra l'altro. E non è un dettaglio da poco. Qualemi, ce ne sono 14. Una maratona, forse gira dietro al pallino, no? Non realizza. 14 per Qualemi, 30 a 16. Questa marcatura fa male, eh? Da una situazione di equilibrio Qualemi ricava tutto quello che si poteva ricavare da questo traversino. Giro a ritornare nello stesso quadrato per Marcolin, che lambisce ancora il castello senza realizzare punti. Parifica in un modo ideale le biglie e pallino da 4 probabilmente per Qualemi. Di lunga lunga. Difficile arrivare a questo pallone. No, 4 per dire scapperà via. Ma perché è difficile? Bisogna avere il cuore di passare vicino al castello, Gianluca. Sì, no, ma per lì, insomma. Sì, adesso... Cioè, no, arrivare a pallino, ti dicevo, era difficile. Ma io dicevo pallino di lunga lunga. Sì, così. Ah, sì. Però ti a sbagli un tantino, se vai a giocare proprio il pallino... Ah, beh, no. Diciamo un'idea di pallino, sì, da 4. Diciamo in quella zona Marcolin a far cadere questa mezza garuffa. Prende una quantità scarsissima e forse non difende. No, se leva il forse. C'è il giro. Vediamo se Matteo giocherà a ritornare indietro, infatti. Che è anche il modo più semplice di giocarlo, questo. C'è. E anche lui un'ottima parificazione. Parcheggia la sua molto vicino alla sponda lunga. Ma nei sogni ci dovrebbe essere ancora, penso, di calcio. Ma... ma molti sogni. Qua secondo me deve tirare a portare via pallino da 4. Anche. Però fai poco, fai il cappello da prete probabilmente con la battente, ma fai poco. No, ma tipo a lasciare la gialla in questo, sì, quadra, in questo lato. Gioca difesa così e via. È vero che deve cercare di fare qualcosa di extra adesso Paolo, ma non ha avuto neanche grande possibilità di poterlo fare. Adesso Matteo, forte di questo vantaggio, cercherà di tutto per addormentare il gioco. Qua, questo è il tiro, magari che tutti gli angoli ha quadrato un po' meno Matteo. Sì. Penso l'unico dei tiri di calcio, gli altri è stato veramente devastante. Sì, adesso diciamo anche che a parte la stanchezza, ma alle ore tarde così la resa del biliardo cambia in modo notevole. Giro per Marcolin, che bel gesto, bravissimo Paolo. Solo rosso, due rossi, vediamo se arriva anche il pallino. Non arriva il pallino, però rimane un giro, un super tiro meraviglioso. In termini di difesa forse per Paolo è stato meglio, sì, meglio non così. Farlo quel pallino. Bisogna addormentare la battente nonostante il colpo per portarla vicinissima all'angolo, prendendola lunga chiaramente. A cercare di fare cambio bilia Matteo, anzi disfaccio la giocata proprio così,
diminuita di forza a sfacciarla, beh, allora se ce le mette con le mani anche in questa situazione, che gli vogliamo dire? A parte il fatto che ha un pelino noioso. Veramente bravo a creare l'effetto buono. No, ti ha dato l'effetto a tenere? È venuta giù dritta, non lo so. Ma sai, è quell'angolo lì che le raddrizza molto. Tanto. Specialità della casa per Golemi, la bricolla. Il colpo sotto la linea mediana della palla. Vedete come incide l'effetto. Proprio per agevolare questo tipo di movimento, nonostante la palla sia stata colpita sullo scarso e sia arrivata la bianca alla sponda lunga, la gialla nell'impatto ha rallentato. Da scuola questo. Tutto secondo copione. Paolo però nonostante tutto è lì, a 6 punti. Sono stati poi sempre gli ultimi tiri del set a condannarlo, è stato sempre in partita. Prende un filo di biglia. Aveva paura perché non, ci si passava dal pallino, però levava parecchio l'occhio quel pallino sulla traiettoria. Sì, un po' disturbava. Ancora a tornare nel medesimo quadrato per Gualemi il giro. E c'è anche questo. Con le biglie vicine così era difficile pronosticare un errore da parte di Gualemi. Ecco, l'unico errore che può aver fatto se corre tanto la bianca è di non aver essere rimasto un po' corto con la sua, ma proprio se vogliamo andare a trovare un difetto proprio il pelo nell'uovo. Però ha un angolo, qua Marcolin. Almeno ha una replica. Ah sì, un angolo non semplice, ma c'è. Era facile farlo largo. Però 5 punti, 5 punti non sono pochi. Che il pallino sempre lì, Paolo. Sì. Addirittura ha diminuito lo svantaggio perché ne ha persi 4 e marcati 5, quindi è a meno 5. Pallino da 3 per Gualemi. Fatto di giro strettissimo. O disfaccio. Disfaccio, non lo realizza. Meno mi sembra non l'abbia realizzato. L'ha fatto il pallino. L'ha fatto? Secondo me fatto. Sì. Sì. Sì, perché se non poteva arrivare lì. Sì, Bianchi ti cambia l'inquadratura al momento che... Così, Bianchi è dispettoso. Sì, ce lo fa un po'. Subito ti ha... Ci sta che abbia sonno. L'ora c'è. E tre anche... per Marcolin. Gioca traversino di misura. La proporzione c'era. Che quella distanza alla gialla per il castello è la stessa che mancava alla bianca per realizzare il pallino, quindi la proporzione c'era ideale. E qui gira il pallino da 4. Sembra passi questo passa, giro, no? Passa. Ma dici molla la sua per fare il pallino da 4? E Matteo non riesce a trovare il grip con le scarpe. Dovrebbe essere questa la dinamica della bianca dopo l'impatto, vediamo. Bianchi ti richiede la striscia la bianca si è sbagliato. Tutto secondo copione. E 12 punti per Gualemi, che mette una serie ipoteca sulla vittoria di questo Gran Premio. 55-35. Tutto per tutto per Marcolin.
che inchioda una gialla sul 2. Non l'aveva colpita male, comunque, no, faccio per dire. Steccata, sì. Match point. Match point per Matteo Gualemi per aggiudicarsi questo gran premio del Campo Marte. Sfaccio il pallino da 4 per Matteo, 5 a chiudere. E finisce qui Matteo Gualemi, è il vincitore del Gran Premio del Campo Marte, davvero una gran bella prova la sua. Sì. Ritorna sul gradino più alto del podio, mancava Matteo Gualemi, dopo un bel po' di tempo. Sì, mancava un po' alla vittoria Gualemi, è quello che ha giocato decisamente meglio, ci ha regalato un gran biliardo di sponda, delle misure eccezionali, ha meritato senza ombra di dubbio questa prova. Onore al merito a Paolo Marcolin, sempre tra i primi della classe ormai da tanto tempo. Noi chiudiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima prova a San Fior dal 7 al 16 marzo. Noi sicuramente il commento negli ultimi 3 giorni ci sarà. Assolutamente, assolutamente. Ciao a tutti, alla prossima.